Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Anzitutto benvenuti su Amosia. Amosia è una serie che ho voluto appunto iniziare proprio oggi perché era un'idea che diciamo mi balenava in testa da diversi mesi, ma che purtroppo per alcuni impegni non ho mai potuto portare a termine. Ma comunque eccomi qua. Con Amosia intendo parlarvi in modo leggero, tranquillo, senza troppe costrizioni, senza troppe montature, di artisti, gruppi, brani, album, insomma di qualsiasi cosa sarete voi a consigliarmela. Anzitutto cos'è Amosia? Amosia è una malattia nella quale il soggetto non apprezza la musica, non ne riconosce il significato e quindi ovviamente non la capisce. È proprio un modo scherzoso per dire che non parleremo dei vari artisti, dei vari album, appunto dei vari gruppi con diciamo un assetto troppo professionale, troppo tecnico. Non mi va di raccontarvi la solita storiella appunto riguardante il gruppo, ma vorrei appunto creare un vero e proprio dialogo tra me e voi riguardante appunto il determinato argomento del video. Quindi io direi di dare inizio a questa nuova serie. E ovviamente è inutile che diciamo tengo sulle spine perché tanto l'avete letto dal titolo. Oggi parleremo dei Guns N' Roses. Allora, innanzitutto chi sono i Guns N' Roses? I Guns N' Roses sono un gruppo diciamo heavy metal, hard rock, sleaze e metal, diciamo che hanno uno stile molto vario e diciamo che ovviamente anche per questo sono un gruppo molto contestato, da molti odiato, da molti elogiato, amato. Fatto sta che questo gruppo ha davvero fatto la storia del rock e anche in parte la storia del metal, ovviamente negli anni 80 e 90, dato che appunto la loro storia inizia proprio da qui. Come vi ripetevo già, non parleremo in modo troppo tecnico appunto della formazione o comunque della loro carriera, sarà un vero e proprio discorso. Sicuramente vi posso dire che i componenti, diciamo quelli originali che appunto vengono identificati, sono sicuramente Axl Rose, Slash, Stradlin, che è appunto un bravissimo chitarrista secondo me, McCagan, Steve e poi alla fine Steven Adler, che appunto era il batterista. Allora, diciamo che questa era la composizione originaria, però riguardante già una formazione appunto più evoluta. C'è da dire sicuramente che i Guns N' Roses appunto nascono dagli LA Guns e degli Hollywood Rose, che erano appunto due band diciamo molto amatoriali del tempo che avevano appunto all'interno della loro formazione i membri di quelli che poi saranno i Guns N' Roses, quantomeno diciamo originali, dato che appunto sappiamo sicuramente le controversie che ci sono state nei Guns. Ho voluto appunto iniziare proprio con i Guns perché volevo testare il vostro livello di partecipazione appunto al video, perché sappiamo quanto contestabili e quanto contestati siano appunto stati i Guns N' Roses. Allora, diciamo che ovviamente all'inizio partono con varie esibizioni, piccole cover, iniziano con i primi brani inediti. L'unica cosa che sappiamo certa, ovviamente in via originale, per quanto riguarda la vera e propria nascita dei Guns come gruppo famoso, è la pubblicazione di Appetite for Destruction, che è appunto un album dell'87, davvero bello dal mio punto di vista, è davvero particolare. Questo perché appunto sono sicuramente i membri originali appunto del gruppo e diciamo che c'era davvero una voglia di produrre, di creare qualcosa di davvero, davvero positivo. Allora, Appetite for Destruction appunto nell'87 vede appunto i 5 membri comporre brani bellissimi come Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine. Sono appunto brani davvero importanti, davvero fondamentali, tanto che appunto proprio questi due sono quelli che appunto porteranno il gruppo, non dico all'apice, ma comunque ad un inizio di una vera e propria carriera, perché comunque ricordiamo brani come Night Train, Mr. Brownstone, appunto sono davvero brani molto carini che appunto saranno sempre ricordati. Ripeto, io onestamente amo questo album perché appunto si nota la voglia di produrre, di incidere che appunto avevano i Guns N' Roses, che ovviamente diciamo avranno sempre nel tempo, ma che purtroppo per via anche
dei problemi all'interno del gruppo, diciamo che purtroppo sarà un qualcosa di molto più complicato. Fatto sta che comunque già dall'88 in poi iniziano a fare da spalla a grandi gruppi come ad esempio i Kiss, i Rolling Stones, gli Iron Maiden, quindi diciamo che iniziano, o anche gli Aerosmith, diciamo che davvero iniziano ad avere una fama molto considerevole, dato che appunto Appetite è il primo album, il primo vero album del primo vero gruppo, della prima vera formazione. Ripeto, ho voluto saltare davvero i vecchi, diciamo, le vecchie formazioni, perché sarebbe stato qualcosa di troppo complicato e davvero troppo tecnico, poi il video sarebbe durato 3 ore. Proprio come dicevo prima, proprio con Welcome to the Jungle e Sweet Child O' Mine, appunto, i Guns N' Roses raggiungono un successo assurdo, tanto che appunto vincono alcuni premi degli MTV Awards, quindi parliamo appunto di un premio che almeno al tempo era davvero considerevole per i gruppi, per gli artisti, perché appunto era una qualcosa di davvero considerevole, appunto, avere un premio per gli MTV Awards. Comunque diciamo che nel corso appunto degli anni diventano sempre più importanti, sempre più diciamo creativi, però è proprio già dall'inizio che iniziano ad essere contestati, nel senso che appunto vengono presi per dei drogati, cosa che ovviamente è vera, tanto che appunto molto spesso durante i concerti erano davvero distrutti, erano fatti proprio nei modi peggiori, molte volte appunto non riuscivano a suonare, diciamo che appunto erano molto contestabili e molto contestati, tanto che infatti durante appunto uno dei concerti, o comunque diciamo durante gli anni appunto della carriera, ricordiamo anche le risse con i Motley Crue, delle tresche amorose, in particolare Izzy Stradlin, il chitarrista ritmico, con la moglie del cantante dei Motley Crue. Però diciamo sono piccole curiosità, diciamo che ebbero questi screzi. Piccola cosa, ad esempio, vorrei parlare proprio di questo. Onestamente io adoro davvero Izzy Stradlin all'interno del gruppo. Questo perché Stradlin è uno dei chitarristi ritmici secondo me più sottovalutati della storia. Se voi ascoltate ad esempio Sweet Child O' Mine, c'è una chitarra ritmica che è pazzesca. Non è la solita pennata, giusto per dare l'accordo, che magari sarà a tempo. Invece lì c'è un arpeggio, c'è una costruzione di accordi che è davvero spettacolare. E onestamente secondo me brani come Sweet Child O' Mine, ma ovviamente parlo di Sweet Child O' Mine, ma esistono altri brani alla quale ha collaborato appunto Izzy che sono davvero spettacolari. Io onestamente li adoro. Infatti Izzy secondo me è davvero un elemento importante nei Guns N' Roses, tanto che poi quando poi se ne andrà anni più tardi, nel 93 se ricordo bene, onestamente da lì in poi i Guns N' Roses, diciamo che per me, iniziano a decadere, hanno davvero un vero e proprio collasso. Per quanto riguarda Slash, so che appunto è una tematica molto, diciamo, contestata, molti lo adorano, molti lo odiano. Sicuramente diciamo che ha contribuito alla storia della musica rock e metal, non magari importante quanto altri artisti, ma sicuramente davvero c'è da dare un rilievo anche a lui. Io non sopporto coloro che odiano gli artisti in generale. Purtroppo c'è questa moda di odiare Guns N' Roses e molti magari non apprezzano appunto le sfumature, come ad esempio Izzy Stradlin. Molti guardano Slash, Axl Rose, gli stanno sulle palle onestamente, e quindi no, odiamo i Guns N' Roses. No, ci sono artisti anche all'interno dei Guns N' Roses come Stradlin appunto, o Steven Adler, che è un bravissimo batterista, che appunto non meritano di essere sminuiti. Per carità, parlo anche di Axl e di Slash, che diciamo hanno la loro tecnica, uno dal punto di vista appunto vocale, uno dal punto di vista dello strumento. Sono davvero ragazzi che meritano, oramai di ragazzi non si può parlare più, ma sono davvero importanti. Perfetto, da questo momento in poi diciamo che i Guns N' Roses raggiungono un apice che molto difficilmente toccheranno di nuovo, tanto che infatti Adler viene cacciato nel 90, viene preso un tasterista, Reed, Izzy Reed se ricordo bene, con l'intento di dare un nuovo sound al gruppo, perché ovviamente, ragazzi, capite che
In ogni gruppo c'è un'evoluzione musicale, perché si parte con uno stile ma molto spesso se ne raggiunge un altro, o comunque diciamo si cercano nuovi stili, nuovi sound. Questo è una cosa che capita diciamo nel 98% dei gruppi, tranne in artisti come ad esempio gli AC/DC, che sono un gruppo a parte. Diciamo che c'è sempre un'evoluzione, ad esempio, del chitarrista o del sound in generale. Diciamo che appunto si va a cercare nuovi suoni e nuove sperimentazioni. Secondo me è molto giusto. Quindi, ad esempio, con Use Your Illusion 1 e 2, secondo me i Guns N' Roses raggiungono una vetta che difficilmente poi sarà appunto ripresa nel corso degli anni. Infatti Use Your Illusion, anzi diciamo la raccolta perché sono due album, raccolgono un insieme di brani davvero spettacolari. Parliamo di Civil War, Knockin' on Heaven's Door, che però ovviamente è un brano di Bob Dylan, November Rain. Cioè ragazzi, parliamo di brani assolutamente fantastici, non possiamo assolutamente contestarli. Possono piacere o meno, è vero, ma in questo punto il gruppo raggiunge davvero l'apice, raggiunge il punto massimo, e poi ovviamente inizierà il declino, inizierà diciamo l'ascesa. Questo perché comunque la formazione appunto del gruppo inizia anche a cadere, o si inizia a vedere una vera e propria fase di decadimento, tanto che appunto tra il 92 e il 93 Izzy, purtroppo Stradlin, quindi il chitarrista ritmico, lascia il gruppo. E da lì ragazzi, onestamente da chitarrista lo noto, c'è davvero una modifica proprio del gruppo, si sente come anche la melodia cambia, diciamo anche lo stile è qualcosa di completamente diverso. Negli anni 90 infatti inizia la fase appunto di decadimento, ricordiamo infatti nel 92 appunto se ne va Stradlin, nel 93 viene pubblicato Spaghetti Incident, che è un brano, diciamo un album molto contestato. So che utilizzo molto spesso la parola con questo gruppo, ma effettivamente è la verità. Perché lo dico? Spaghetti Incident è un album dove ci sono solamente cover di brani, non c'è una vera e propria produzione musicale. Io da un certo punto di vista lo vedo come positivo, perché magari può essere un arrangiamento, una personificazione di altri brani da parte dei Guns N' Roses, che ovviamente hanno un loro stile, ma nell'altro non lo apprezzo più di tanto, perché effettivamente non c'è molto di loro inteso appunto come vera e propria produzione. Io onestamente non mi è molto piaciuto come album, ma ovviamente è il mio punto di vista. Io spero che tutti questi miei pareri siano d'aiuto per un dibattito pacifico nei commenti. Io per questo vi sto creando appunto questa serie, perché mi piacerebbe capire cosa ne pensate voi, senza però scannarvi o ammazzarvi, è qualcosa di molto semplice. Infine nel 96 Slash se ne andrà, quindi lo sappiamo tutti, fa l'ultimo tour e poi ovviamente con quel abbraccio finale sul palcoscenico, diciamo che ovviamente da lì i Guns N' Roses sono davvero sciolti, nel senso che parlo del vecchio gruppo. È un momento molto triste, nel senso che è vero, i Guns N' Roses esistono ancora, parleremo infatti poi di Chinese Democracy del 2008, ma davvero non sono più gli stessi, mancano appunto i componenti originali, manca davvero qualcosa. C'è da segnalare comunque che ad esempio Slash inizia nuove collaborazioni, fa ad esempio i Velvet Revolver o suona con grandi artisti, fa ad esempio appunto nuove collaborazioni, crea nuovi gruppi, quindi ovviamente ogni artista, come ad esempio anche Izzy Stradlin o Steven Adler, sono artisti che comunque lasciano i Guns N' Roses, ma non diciamo abbandonano completamente la carriera musicale, il palcoscenico, perché appunto creeranno sempre nuovi brani, nuovi album, con nuove collaborazioni. C'è da segnalare qualcosa di secondo me molto fondamentale, ovvero la presenza per 4 anni di Buckethead. Non so se voi lo conoscete, è il chitarrista degli Slipknot, appunto con una maschera e un cestino, quello di solito quello dei fast food appunto in testa. Diciamo molto divertente, però comunque è una collaborazione importante. Lui appunto suonerà nei Guns N' Roses per addirittura 4 anni, dal 2000 al 2004. Merita davvero questo chitarrista, diciamo che ovviamente non ha fatto chissà che cosa. Appunto dal 2000 al 2004 Guns N' Roses in sé per sé non hanno una vera e propria composizione maestosa,
ma comunque secondo me era da segnalare. Infine poi possiamo parlare sicuramente di Chinese Democracy del 2008. Ragazzi, questo album è strano, c'è da dirlo. Strano perché, allora, anzitutto è il primo album che viene pubblicato con nome Guns N' Roses dal, praticamente dal 91, quindi dagli ultimi album, quindi da Use Your Illusion o comunque The Spaghetti Incident, che diciamo che però era un album di semplici cover. Questo album è strano, onestamente io non riesco a posizionarmi, non riesco a decidere se è bello o meno, perché abbiamo brani come Chinese Democracy, che è molto bello, io onestamente lo adoro. Diciamo che molti odiano questo album perché appunto dicono che Axl Rose si è approfittato appunto del nome di Axl Rose per pubblicare brani che non c'entravano niente. Però in realtà comunque alcuni brani belli ci sono, come ad esempio appunto Chinese Democracy o Better o Streets of Dreams. Ci sono brani che secondo me valgono, sono davvero positivi, nel senso che non danno un vero e proprio contributo come magari potevano fare quelli ad esempio di Use Your Illusion, ma cavolo, non sono male, onestamente non hanno lo stile Guns N' Roses perfetto, si sente che il chitarrista è un altro, che appunto fa cose strane rispetto appunto allo stile originale, ma comunque secondo me apprezzabili. Perfetto ragazzi, penso di aver detto tutto. Io sono sicuro che molti fan dei Guns N' Roses mi uccideranno, verranno a casa mia e mi lasceranno la busta col proiettile, perché ovviamente ho saltato tantissime cose, però l'intento era proprio questo, è di parlare in modo onesto, sincero, molto più tranquillo appunto degli artisti, senza parlare della loro genesi in un modo troppo esagerato, quasi fosse una bibbia. Ho iniziato con Guns N' Roses perché appunto era un gruppo prova, perché essendo molto contestati, amati da molti e odiati da altrettanti, volevo capire se voi appunto rispondete a questo mio stimolo di voler capire come in realtà funziona, diciamo, il mondo della musica, quindi ovviamente pareri, vorrei i vostri consigli, vorrei capire se magari potrei migliorare in qualche modo la serie, se appunto magari serve, diciamo, qualcosa che magari ho omesso. Quindi vorrei davvero un vostro parere, anzitutto vorrei i vostri consigli o comunque, diciamo, vorrei una vostra opinione riguardante la band, ma anche appunto degli album di cui abbiamo parlato, della loro evoluzione musicale, quindi mi piacerebbe davvero, diciamo, affrontare tutti i punti con voi. Io ovviamente dirò la mia nei video, ma per favore sono davvero convinto che molti di voi risponderanno nei commenti appunto dando il loro parere. Questo perché appunto è un modo molto più dinamico di appunto scambiare delle opinioni appunto riguardando un artista, e voi sapete quanti gruppi, quante band o quanti artisti appunto solisti ci sono nel mondo, e sarei lieto di ricevere dei pareri o comunque dei nomi da parte vostra proprio per proseguire la serie. Se magari molti di voi mi dicono parla delle Zeppelin, io ovviamente parlerò delle Zeppelin, cosa che magari farò, però magari se appunto lo stimolo viene da voi sicuramente è un qualcosa di molto positivo, perché se appunto il canale è arrivato a 3.000 iscritti e appunto ha più di 500.000 visualizzazioni totali, ovviamente è solo grazie a voi, io non posso che ringraziarvi e seguire, diciamo, i vostri gusti. Quindi davvero fatemi sapere se la serie vi piace, se la recensione, di recensione non si può parlare, scusatemi, anzi non volevo utilizzare questo termine, perché in realtà appunto, ripeto, non voglio fare qualcosa di troppo tecnico, era, diciamo, un rapporto di dialogo tra me e voi. Quindi grazie ancora per per il vostro supporto e soprattutto anche per le visualizzazioni. Al prossimo video!